Invece Virgilio, il segno della croce da parte di Boucher, seduto in panchina lui, così come Christian Chivu. Autorizza Virgilio, è iniziata Inter-Empoli, altra tappa in questa trentina. Gestisce adesso lateralmente per Martini, l'alza, la rincorsa in avanti Dervisci, blocca Stubliar. Renzi, l'appoggio delle classe 2002 Bolì, poi Renzi dentro rasoterra in qualche modo a chiudere Hakim Samirato al piede. Fontanarosa, vicino c'è anche Hakim Samiro, dentro per Ovuso, di nuovo Fontanarosa, lì vicino buca Carboni, la finta di Martini, poi il destro di Dervisci, palla alta, braccia giù per Stubler, eccolo il primo tentativo dell'Inter. Iñakiti, dentro con il sinistro, Alessio mette giù, Erculano Nabian, vede la porta al portoghese, la cerca con il destro, pallone smorzato con Botis che prova poi anche ad evitare il calcio d'angolo, non ci riesce, il giro dalla bandierina quindi anche per l'Empoli, primo corner al 19° per la ciurma di Boucher, il tentativo di Erculano Nabian di ricercare il bersaglio grande, deviazione decisiva però in questo Stankovic. Valentin Carboni vorrebbe ricevere Martini, Carboni col sinistro per la porta, stringe troppo, braccia giù e sguardo lontano per Stubliar, pallone che finisce decisamente lontano dalle paure del portiere sloveno. Dorato per il momento, Ovuzu taglia dentro, cerca la porta con il destro Ovuzu, Stubliar due volte e pallone poi acchiappato dal portiere sloveno, prima fiammata decisamente intrigante per Ovuzu. Bolì, vicino c'è Zenelai, tocco dentro per Renzi, guarda in mezzo, Erculano Nabian si incastra in mezzo all'area di rigore, ancora Empoli con Jordan Bolì, sinistro timido, chiude in qualche modo l'Inter. Zenelai per Bolì, vicino c'è Erculano, c'è anche Hakim Samiro in chiusura, raddoppio immediato, Renzi dentro forte, Erculano Nabian vuole girarsi col sinistro, per la porta Nabian, esplode un tiro intrigante, vola Botis, palla fuori, giganteggia Nabian. La fiondata per la porta, si gira alla grande, mani nascoste rigorosamente per Stankovic. In due per un pallone, Vangori con il sinistro tagliato in zona secondo palo, non c'è deviazione, ci sarà quindi rinvio dal fondo con Iñakiti che poi torna in postazione. Taglia bene, fa da solo il nigeriano, Hakim Samiro si allunga la maglia e va giù, continua a correre Francesco Pio Esposito, buona la sterzata, poi palla dentro con Stubliar che però può arrivarci, Sama, Erculano Nabian, la lascia lì per Renzi, sta arrivando Angori in qualche modo, chiude Dervisci, i motori su quella fascia. Bolì, dentro con il destro, braccia giù per Botis e pallone che finisce. Dervisci, altri piani in mente, Iñakiti per Botis che con i guantoni allontana, Renzi vede la porta, la cerca con il destro, alto. 5 minuti al 45°, sempre 0-0 al Konami Center, questo è il tentativo da parte di Renzi, pallone che finisce però ben lontano dall'alluminio della porta. Martini dall'altra parte, largo c'è Dervisci, Martini va a pescare il terzino, dentro Dervisci per Hakim Samiro, c'è più Esposito in zona centro aria che chiede il tocco di mano ed è così, calcio di rigore per l'Inter, ben pochi dubbi per Virgilio, c'è anche l'ammonizione ai danni di Guarino, proteste da parte del centrale degli azzurri, il cross di Dervisci, pallone dentro con Guarino che prova poi a girarsi per capire cosa sta succedendo, a blindare la porta azzurra. Più Esposito contro Stubliar, va più Esposito, centrale forte, 1-0 per l'Inter al 43° minuto, sgretolato l'equilibrio e 14° gol in campionato per il goleador nerazzurro. Per l'Inter il numero 23, Francesco Esposito, Inter 1-0.
Calcia con il piattone, calcia lì dove Stubler non resta, anzi si lancia alla sua sinistra. In questo caso il portiere sloveno con Pio Esposito, che poi va a festeggiare in zona bandierina. Lo guarda negli occhi fino all'ultimo lo sloveno Stubler, con Pio Esposito che invece si tuffa, raggiunto dal compagno di reparto Vusu. L'Empoli che riparte. Angori dentro per Capitan Iñaquiti, forte con il sinistro per la porta. Botis ci mette i guantoni e sarà quindi calcio d'angolo per i ragazzi di Boucher, che si affacciano nuovamente dalle parti di Botis per la prima volta dopo il rigore piantato in porta da Pio Esposito. Angori con il sinistro in zona secondo palo, pronto a raccogliere Alessio. Prima la mette giù, poi punta Martini, esplode ancora una volta il tentativo da parte dell'ex Vicenza e sarà altro calcio d'angolo per l'Empoli. Ha provato a dare giro, due per un pallone. Vangori con il sinistro in zona secondo palo. Nabian buca con la testata di Martini, che si schianta sulla traversa. Ancora Empoli, Botis ci mette la manona. Marianucci di nuovo sulla traversa. Succede di tutto nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, con Botis che poi blocca definitivamente sulla frustata di Zenelai. L'alluminio della porta viene scheggiato due volte, prima al palo, poi la traversa. Martini involontariamente con Marianucci che si ritrova il pallone da quelle parti. È salva però la formazione di Cristian Chivu. Già ad inizio secondo tempo chiude Guarino in rimessa laterale, ma finisce qua il primo tempo. Inter 1, Empoli 0. Il vantaggio firmato Pio Esposito. C'è stata però la reazione da parte della ciurma toscana con un doppio legno, prima al palo, poi autorizza Virgilio, si torna a correre al Konami Center, sempre 1-0 per, secondo il direttore di gara, Kinsamiro, largo per Owusu, punta Boli. Owusu invita duello Boli, parte sulla sinistra, dentro forte buca Stubler, sbaglia clamorosamente Francesco Pio Esposito. Palla alta sopra la traversa, chance gigantesca per l'Inter. Owusu propone, Esposito se lo mangia. È ben appostato a confondere ulteriormente Boti. Sangori con il sinistro, pallone che passa, non riesce poi però a intervenire Guarino in zona secondo palo, con Angori che non l'ha presa benissimo, e con l'Inter che adesso sta per rigestire ancora una volta il palleggio da dietro. Zenelai per Jordan Boli, scannerizza, poi va dentro, Botis a smanacciare, pallone che rimbalza sempre da quelle parti. Carboni, Pio Esposito dall'altra parte per Owusu, può scatenarsi l'Inter con Owusu, sta arrivando lentamente Marianucci, palla dentro per Akinsamiro, Stubler blocca andando giù. Ed è pronto a gestire adesso Stankovic, calcia forte, calcia lontano però dalle paure di Stubler. Tana Rosa, lui la alza, Owusu ci arriva, dentro per il nigeriano, Akinsamiro toccato e ancora una volta è calcio di rigore per l'Inter. Caso chiuso, secondo Virgilio, l'affondo su Akinsamiro è illegale. Dentro Owusu, Marianucci con fallo evidente, non protesta nemmeno in questo caso il centrale. Valentin Carboni con il sinistro, Stubler tocca ma non basta, il raddoppio interista, parla argentino, prima Pio Esposito, poi Valentin Carboni, 2-0 al Konami Center. Ventesimo del secondo tempo, calcio di rigore trasformato da Valentin Carboni, 2-0. Collo secco, Stubler che vola, polso non troppo rigido, però in questo caso per il portiere sloveno era pronta. Owusu, punta Boli, lo saluta, si fa vedere Akinsamiro, brutto déjà vu per l'Empoli, Akinsamiro col sinistro, Stubler a buttarla in calcio d'angolo, si diverte adesso la banda nerazzurra su quella fascia. Gran parata
da parte di Stubler, grande inserimento ancora una volta però da parte di Hakim Samiro, in qualche modo riesce ad allontanare Owusu, largo Fontanarosa, dentro Hakim Samiro, ancora una volta Marianucci interviene, in questo caso però nuovo entrato Kamate, buona la sterzata, prende velocità, poi dentro Hakim Samiro, vede la porta, la lascia lì, Sar con il sinistro e poi Kamate con il destro buca clamorosamente, grande occasione anche in questo caso per un Inter che adesso si diverte parecchio. Cosa non è andato nella sua partita? Owusu con il numero per Valentin Carboni, attacca l'Inter con il destro Carboni, Stubler lascia andare, cosa ha fatto Owusu? Cercare l'ampiezza, la rivuole il portoghese, accontentato per la porta, dolcemente chiude Dervisci in calcio d'angolo. Impareremo anche a conoscerlo meglio, Cristian Chivu, nelle prossime ore alle 9:30, domani in onda Mister Si Nasce, protagonista l'allenatore dell'Inter Primavera. Sar, ricercato da Hakim Samiro, vede la porta, non la cerca, dentro Sar, prova questa giocata per il parigino Boli, ancora Owusu, dentro per Hakim Samiro, non fa girare il destro, anzi all'indietro, Stankovic per la porta, Stubler chiude in calcio d'angolo, in qualche modo soffre maledettamente l'Empoli. Che continua ad affondare sul lato di Owusu, scappa via, vede la porta, stringe troppo però in questo caso il sinistro. Il pallone che finisce quindi fuori, rinvio dal fondo per l'Empoli. Di vicino con l'Empoli che prova allora ad insistere sulla fascia sinistra, entra Secchi in area di rigore con il pallonetto, pallone che però finisce fuori. Musica spenta, avviso ai naviganti nel mare dei playoff, c'è anche l'Inter 2-0, battuto l'Empoli, sfuma definitivamente il sogno delle fasi finali per Boucher, esulta Cristian Chivu, il 5 con l'allenatore dell'Empoli Boucher, trionfa Cristian Chivu.